quella di Tiberio non è l'unica villa imperiale della zona. C'è la villa di Nerone ad Anzio e la villa che Domiziano fece costruire sul lago di Paola, vicino Sabaudia. La villa ora si trova nel cuore del Parco Nazionale del Circeo ed è un tipico complesso a padiglioni. Si riconosce un grande impianto termale, arricchito da esedre, ornate da statue di grande pregio. Lasciata Fondi, ci si addentra nella montagna Brulla, fra le propaggini dei Monti Aurunci. Scenari di olivi e di boschi di sughero si alternano a pianori primitivi, spogli e sassosi. Qui i resti della via Appia sono stupefacenti. 3 chilometri di lastricato in basalto perfettamente conservato, ma anche ponti, miliari e resti archeologici. La strada è larga più di 4 metri, abbastanza da far passare 2 carri ed è fiancheggiata da ampi marciapiedi. Per quanto ne sappiamo, non esisteva un codice stradale o delle precedenze, cioè non sappiamo se si doveva stare sulla destra o sulla sinistra, ma un po' di traffico doveva esserci a giudicare dai lunghi e profondi solchi lasciati dai carri. Per costruire questo tratto di strada si dovettero realizzare grandi opere di terrazzamento che furono più volte ristrutturate per mantenere in efficienza il percorso. Per Afan de Ribera, viceré di Napoli, nel 1568 rinnovò il lastricato e ricostruì i ponti, tra i quali è spettacolare quello sul fosso di Sant'Andrea, ora ricostruito dopo i danni dell'ultima guerra. Ferdinando IV di Borbone, nella metà del 1700, rinnovò poi radicalmente la strada, imbrecciandola per tutta la larghezza e adattando i marciapiedi laterali allo scolo delle acque piovane. Vennero restaurati anche i ponti e il parapetto che ancora si vede su tutto il percorso. La salita verso Itria è dominata dalle spettacolari rovine del santuario dedicato ad Apollo, di cui restano i colossali terrazzamenti. Poi vi fu costruita la cappella dedicata a Sant'Andrea Apostolo, della quale rimane il nome alla valle e al forte che in età napoleonica fu eretto sul luogo. Poco prima di Itri, la strada attuale e l'antica via Appia si incontrano, ma non si sovrappongono. Soltanto più avanti, quando la gola diventa molto più stretta, i due tracciati coincidono fino ad Itri. Dopo Itri, l'Appia scendeva verso Formia, leggendaria città dei Lestrigoni, forse il luogo dove approdò Ulisse o una delle tappe fondamentali del viaggio di Enea. Una città ricca di storia e fascino. A quei tempi era una località di villeggiatura frequentata dai VIP dell'epoca, come Cicerone chiamava soprattutto l'amenità e la salubrità di questi luoghi. A Formia, Cicerone vi trovò la morte, raggiunto dai sicari di Antonio nel 43 a.C., mentre tentava di fuggire alle proscrizioni. Ancora oggi è possibile visitare la sua presunta tomba. Siamo quasi al Garigliano, oggi confine con la Campania, ma al tempo di Augusto il Lazio e la Campania erano un'unica regione. Qui la via Appia attraversava Minturno. La strada costituiva il decumano massimo, cioè la via principale sulla quale si apriva il foro, cuore pulsante della vita pubblica e religiosa della città. Ampi portici la circondavano e botteghe di ogni tipo erano ovunque. D'altronde Minturno era una città ricca e fiorente, famosa per i suoi cantieri navali, dislocati lungo il fiume Garigliano ed importante porto commerciale del Lazio antico. Ecco come doveva apparire il Macellum, l'emporio alimentare della città dove affluivano merci locali ed importazione.
Si entrava dal monumentale colonnato sulla via Appia e un lungo quadriportico coperto con volte a crociera immetteva nel cortile delimitato da colonne di marmo bianco e capitello corinzio, sormontate da archi a tutto sesto. Un insieme davvero sublime, segno della notevole agiatezza economica di questa città. Spicca anche il maestoso teatro, costruito verso il primo secolo d.C. e diviso nei tre settori caratteristici: la scena, l'orchestra e la cavea. Poteva accogliere 4.000 spettatori come il vicino anfiteatro. Ma siamo alle soglie del Medioevo. L'impero romano volge al termine e tutta questa prosperità sarà destinata a finire. Le città verranno abbandonate, le campagne si spopoleranno e le strade diventeranno insicure e poco frequentate. Anche la via Appia risentirà del cambiamento politico e si frantumerà in tanti tronconi. Il tratto pontino verrà abbandonato e la strada lascerà il posto agli acquitrini e alla palude. L'unica strada praticabile per andare verso sud divenne la via Pedemontana, un antichissimo percorso preesistente alla stessa Appia che si snodava alle pendici dei Monti Lepini, più sicuro e soprattutto asciutto. Così crebbero di importanza centri come Cisterna, che divenne l'ultima località prima delle paludi, e il borgo di Ninfa. Un angolo unico, affascinante e suggestivo è quello dell'oasi di Ninfa con i suoi resti monumentali e i suoi splendidi giardini. Il borgo, la piazza, i palazzi, tutto ci parla della famiglia Annibaldi e poi dei Caetani. Gregorovius scrisse di Ninfa: è la più meravigliosa favola della storia della natura che abbia visto al mondo. Ninfa era un piccolissimo centro che godeva di prosperità che le derivava dall'acqua, dal fiume Ninfa che qui nasceva e sfociava nel Tirreno. La storia di Ninfa è una storia di assedio, di aggressioni, di distruzione e di lotte di potere, perché tutti i centri limitrofi volevano impossessarsi del suo prezioso bene, l'acqua. Bisogna anche dire che Ninfa era facilmente attaccabile, trovandosi completamente priva di difese naturali, adagiata nel bel mezzo della piana, ai margini della grande e vasta palude. Il castello risale al 1200, al tempo della famiglia Annibaldi, ma poi venne acquistato dalla famiglia Caetani. Era il tempo di Bonifacio VIII. La torre principale e le quattro laterali sono il nucleo di Ninfa, proprio qui vicino alla sorgente del Ninfa. Nel Medioevo, in prossimità di questa sorgente, venne edificata una diga per proteggere la città dalle acque del lago. Ninfa era un boccone ambito. Con il suo castello, la sua piazza, i suoi mulini, anche rudimentali, le sue sette chiese e i suoi 100 palazzi lungo un fiume pescoso. Ma si trovava in pianura e le sue mura crollarono come fosse di carta. I suoi abitanti l'abbandonarono e si rifugiarono nei centri d'altura. In tutta l'area a nord della torre, nel 1600 vi nacque un giardino all'italiana. Oggi prospera come se il tempo non fosse mai passato, ed è questo che insieme alle rovine fa di Ninfa un luogo magico ed incantevole, riportato agli antichi splendori grazie ad un sapiente lavoro di restauro e di ripristino voluto dalla famiglia Caetani, che aveva posto la sua residenza nel comune. Nel 1920 il principe Gelasio Caetani decise di bonificare questa proprietà con l'intento di realizzare lo splendido giardino.
La sua opera fu proseguita da Donna Lelia, l'ultima esponente della famiglia, che sistemò questo splendido parco romantico ricco di specie esotiche e ornato da fantasiosi giochi d'acqua. Verso la fine del 1200, i monaci di Marmosolio di Ninfa si rifugiarono ai piedi dei Lepini, lungo la via Pedemontana, dove si trovava già una piccola comunità di monaci basiliani. Su quel cenobio costruirono l'abbazia di Valvisciolo, con la chiesa e il chiostro. Ma sulla storia dell'abbazia, come per la vicina Fossanova, influì in modo determinante la lotta intestina che dilaniava il corpo della chiesa, per cui i benedettini vennero cacciati e fecero il loro ingresso i cistercensi di San Bernardo. Il saio nero venne sostituito da quello bianco di lana grezza. Il chiostro diventa ora la caratteristica di tutti i monasteri cistercensi. È il cuore pulsante dell'abbazia. Vi sono i locali che i monaci usavano quotidianamente per le preghiere e per la vita comune. L'aspetto della chiesa ha quella purezza inconfondibile, essenziale e al contempo maestoso, tipica dell'architettura cistercense. Nulla doveva distrarre i monaci dalla preghiera e del lavoro, sui quali si fondava l'essenza stessa dell'ordine. Ma è nell'abbazia di Fossanova che lo stile architettonico cistercense trova il suo più alto splendore. Bella ed essenziale è la facciata della chiesa, dedicata a Santa Maria, e decorata da un portale a sesto acuto, sormontato da un grandioso rosone. Entrando nella chiesa, si rimane stupiti dalla maestosità dell'ambiente. Al centro del transetto si innalza il tiburio, dove si trovavano le campane, una piccola e una grande, suonate singolarmente a seconda del messaggio che dovevano trasmettere. Gesti, suoni e scampanii scandivano la vita dell'abbazia. Anche qui bellezza, essenzialità e austerità contraddistinguono l'edificio, improntato volutamente all'assenza di decorazione. Fulcro del complesso abbaziale è il chiostro. È tutto da ammirare. Colonne tortili si alternano a colonne lisce e poi scanalate. Arcate riccamente decorate con motivi vegetali e naturalistici e con testine umane. Ammirandoli si respira tutta la tradizione leggendaria medievale. Il vuoto di potere lasciato dall'impero romano fu in parte colmato dalla nascita del patrimonio di San Pietro e dunque da quello che sarà lo Stato Pontificio. Tante incursioni saracene a partire dal IX secolo sconvolsero il Lazio, determinando anche la fine di molti altri centri. Ed è in questo periodo che le popolazioni si rifugiarono in altura, sulle colline circostanti, dando origine agli attuali centri di Maenza, Rocca Secca dei Volsci, Rocca Gorga, Bassiano e Prossedi. Buona parte di questo territorio fu feudo della potentissima famiglia Caetani. I Caetani discendevano da Gaeta, una città che al tempo degli spagnoli era considerata la cerniera con il regno di Napoli. Gaeta venne costruita per esigenze di difesa. Gli abitanti si rifugiarono su questo promontorio naturalmente ben difeso e dominato dal suo castello, ancora oggi è emblema della città. I Caetani avevano la loro dimora a Sermoneta.
Le possenti fortificazioni testimoniano la sua importanza durante tutto il Medioevo. Le mura conservano ancora degli imponenti bastioni a coda di nibbio. Nelle sue strade, nei suoi vicoli e nei suoi palazzi si respira ancora l'atmosfera medievale. La bella loggia dei mercanti avvia verso il cuore del borgo. Case, torri, logge, oculi e mensole sono ovunque in un groviglio di strade piccole e selciate che si attorcigliano fino al castello. È un grande complesso molto articolato e disposto su vari piani a terrazza. Ci sono ponti levatoi, porte che cadono dall'alto, torri e bastioni. La piazza d'armi è il cuore del castello e qui vi si rifugiava anche la popolazione nei momenti di assedio che potevano durare anche mesi. Al centro del cortile, sotto la pavimentazione, c'è una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana dai tetti. Qui vi lavorò anche l'architetto Antonio da San Gallo il Vecchio. Oggi non ha perso niente della robustezza e della bellezza antica ed è ancora un elemento vivo in questa cittadina. Al suo interno, gli appartamenti nobili dove si riunivano i signori per i loro incontri sociali e anche per i festeggiamenti. Allegorici affreschi decorano le pareti. Fanciulle che danzano e suonano in una spensierata primavera. Virtù e vizi, rappresentati da vari personaggi, osservano con uno sguardo magnetico e severo gli ospiti delle stanze. Ed ecco il grande salone su cui svetta lo stemma della famiglia Caetani, con le sue onde in alto a sinistra e in basso a destra, a ricordare l'origine di Gaeta, di questa importante famiglia. Ma dopo i Caetani, qui arrivò un'altra potente famiglia, i Borgia. Fu un periodo di rottura con quello precedente e anche se vi soggiornarono per un breve periodo, edificarono la casa del Cardinal Borgia per dare un segno del cambiamento e del nuovo dominio. Al piano nobile del castello c'è la camera da letto più importante, legata anche alla figura di Lucrezia Borgia. Camini e mobili originali lasciano immaginare quale fosse l'atmosfera di questa camera. Eleganza e senso di castello. Chiusa la parentesi Borgia, il castello tornò nelle mani della famiglia Caetani e rimase così intatto fino al 1798, quando giunsero i francesi che saccheggiarono ogni cosa e destinarono parte del castello a carcere. Struggenti le testimonianze di questo periodo. Disegni a carboncino e disperati messaggi sono tracciati sulle pareti del torrione. Richieste di grazia, di aiuto e di conforto religioso in attesa del giorno dell'esecuzione. Siamo ormai alla fine del 1500 e in quell'epoca si potevano percorrere diverse varianti della Via Appia. Ma chi viaggiava sulla nostra strada? Poeti, nobili e turisti. Compaiono ora le prime guide per viaggiatori. Hanno un formato tascabile e soprattutto sono ricche di indicazioni per il viaggio. Ci sono le distanze, le osterie e le istruzioni per evitare pericoli e fare un buon viaggio. I tempi? Per raggiungere Capua in quel periodo si impiegavano in media 4 giorni e mezzo. Prima tappa a Velletri, poi a Priverno, Fondi, Sessa in Campania e infine Capua. In queste guide ci si lamentava delle osterie, degli osti imbroglioni, della sporcizia dei locali, spesso freddi ed umidi, e soprattutto mal frequentati.
Viaggiare in quel periodo non era semplice. Si potevano fare anche degli incontri poco piacevoli, anche perché la zona era infestata dai briganti e fra tutti il più famoso è Fra Diavolo. Al secolo Michele Pezza, nato a Itri nel 1771. Ma chi era in realtà Fra Diavolo? Un eroe o un sanguinario brigante? Era un personaggio pittoresco, un guerrigliero che ha combattuto con coraggio e audacia. Quel che colpisce della sua storia è che rimase sempre fedele ai suoi ideali. Era brigante perché i francesi tale lo consideravano, ma era ritenuto un patriota dai suoi concittadini perché difendeva la sua terra. La sua personalità reagiva a questa occupazione. Fra Diavolo rimase sempre fedele al suo re, al punto da rifiutare il denaro offerto da Napoleone per portarlo alla sua causa. Più tardi Fuggiasco fu arrestato e impiccato. Era il 1806. Ma a Itri c'è uno dei castelli difensivi più imponenti del Lazio meridionale, costruito nel IX secolo dal duca di Gaeta. Non era un centro residenziale, ma una vera e propria piazza forte. Molte storie circondano questo castello. I criminali venivano rinchiusi nella Torre del Coccodrillo e talvolta da essa gettati in esecuzione della condanna a morte. Il Barbarossa venne a Itri dopo aver bruciato Gaeta e Sperlonga per rapire la duchessa Giulia Gonzaga, considerata la donna più bella d'Italia. Allora solo tredicenne e contessa di Fondi. Giulia Gonzaga ospitava una sorta di corte di letterati ed aveva in possesso Itri. Il Barbarossa tentò di rapirla per farne dono al sultano Solimano I, ma fu respinto e dovette riprendere il mare con le sue 80 galee. Giulia Gonzaga, per lo scampato pericolo, lasciò al santuario della Civita un monile d'oro per grazia ricevuta. Con Pio VI, nella metà del 1700, il tratto pontino della Via Appia verrà ripristinato. Ma la cosa più sorprendente fu la scoperta degli antichi cippi miliari della Via Appia, ritrovati là dove li avevano lasciati i Romani. Con il nuovo tracciato, la strada venne dichiarata postale e per la Via Appia iniziò un periodo di grande prosperità. Viaggiatori illustri tornarono a percorrerla, così come migliaia di persone. Ogni giorno, tutti i giorni, tutto l'anno, per secoli. Con grandi e piccole storie, commoventi e inconfondibili testimonianze della gloriosa storia della Via Appia.